Parliamo ancora di calcio perché a Modena atleti da ogni angolo del mondo si affrontano sul campo per ribadire il loro no alle discriminazioni e al razzismo. Il nostro inviato è Massimo Mignanelli. Un italiano, sì. Un africano, tutti egiziani e poi delle ragazze Sierra Leone. Non dobbiamo giudicare la gente sul colore del suo pelle, ma bisogna conoscere la persona. C'è un campionato del mondo dove non c'è niente in palio, dove non ci sono tensioni né milioni. A Castelfranco Emilia, una manciata di chilometri da Modena, sono arrivati in 4.000 da 25 nazioni per i mondiali di calcio antirazzisti. Li propongono come alternativa al mondo del calcio professionistico perché qui le partite sono autogestite e autoregolate. 168 squadre di calcio a 7 composte da giocatori misti per età, sesso e provenienza. L'Ecuador. Brasile. E giocate nella stessa squadra? Sì. Questa squadra qual è? È la Varese, antirazzismo. Nata? Dal caso di Boten. Numerose le associazioni che assistono rifugiati politici e giovani fuggiti da paesi difficili. A Caserta abbiamo una comunità senegalese. Il calcio per loro è importantissimo, è una valvola di sfogo importante in una vita che è fatta soltanto di routine. Nato 18 anni fa, grazie all'impegno di un gruppo di ultra contrari al razzismo, oggi si vive come una grande festa, magari dormendo in tenda, parlando lingue diverse e soprattutto correndo dietro un pallone. L'uguaglianza, sì, l'uguaglianza.